Bentornati in studio, proseguiamo parlando di scuola e ovviamente tra gli attori coinvolti in questa ripresa dopo le vacanze di Natale ci sono anche i sindacati che continuano a monitorare la situazione sia per il corpo docente ma anche per il personale coinvolto all'interno della scuola. E noi siamo in collegamento, abbiamo ospite stasera Alessio Rebonato, segretario CISL Verona Scuola. Benvenuto. Grazie, ben trovati a tutti voi e a coloro che ci seguono. Dicevamo, Rebonato, c'è stata questa volontà istituzionale a partire dal governo di riprendere la scuola in presenza, nonostante chiaramente questa scelta è stata presa in un momento in cui purtroppo i contagi da Omicron erano, se non a livello massimo, comunque a livello molto elevato. Una scelta coraggiosa, una scelta che CISL ha condiviso? Allora, una scelta che da sempre ci connota come sindacato, nel senso e nella ricerca del valore della scuola in presenza. Per noi la vera scuola, la scuola della Costituzione, è la scuola in presenza. Però anche noi nelle dovute sedi istituzionali abbiamo espresso qualche perplessità, perché pur non rinnegando il valore della scuola in presenza, insomma, bisogna tener conto anche delle situazioni di contesto e delle difficoltà gestionali che si sono venute ad evidenziare con la ripresa delle attività didattiche e delle lezioni, anche dal punto di vista della copertura delle assenze del personale a propria volta coinvolto con o oggetto di contagio da pandemia. Assolutamente, perché numeri alla mano, le assenze sia dei docenti oltre che degli studenti sono numerose e può essere che qualche scuola si trovi anche in difficoltà, qualche dirigente insomma si trovi senza corpo docente e quindi senza la possibilità di portare avanti le lezioni. È un rischio concreto che avete monitorato anche voi questo? Sì, diciamo che già nell'ordinarietà c'è una difficoltà strutturale che a più riprese come sindacato CISL Scuola abbiamo denunciato nel reclutamento sia del personale docente che del personale ATA, nella difficoltà che le segreterie amministrative hanno nel procedere. A questo si sommano gli effetti dell'obbligo vaccinale, che ha visto anche una minima parte poco significativa di insegnanti non più presenti in servizio che devono essere a loro volta sostituiti. Sostanzialmente il contagio sta acuendo quelle che sono le difficoltà strutturali che da tempo andiamo denunciando e sulle quali siamo fortemente impegnati invece per garantire una scuola in presenza con i posti disponibili e vacanti in piena copertura, per garantire un servizio qualitativo efficace anche nei confronti delle famiglie diversamente impegnate anche in questa fase. Ci conferma l'idea che abbiamo noi, ovvero la sensazione che molte scuole del settore primario, diciamo dell'ambito primario, comunque siano effettivamente in DAD adesso, mentre le scuole secondarie di primo e secondo grado resistono un po' di più nei confronti della presenza, per fortuna. Il dato empirico che stiamo proprio raccogliendo ci dice che due classi su tre della scuola primaria sono o si stanno attivando per la didattica a distanza. Quando prima facevo riferimento al coinvolgimento delle famiglie, è bene che insomma cogliamo l'occasione anche per dire che la didattica digitale, soprattutto per i bambini di 6-7 anni, va accompagnata anche dal sostegno, dal supporto dell'adulto, e quindi se guardiamo agli adulti e a quelli che lavorano, anche dalle lavoratrici madri, in questo ricomprendendo sia le lavoratrici del personale docente sia le lavoratrici di segreteria amministrative che collaboratrici scolastiche all'interno della scuola, per cui ci sono tutta una serie di elementi concatenati che vanno e che rendono ancora più difficile e complessa la gestione della quotidianità, facendo i conti con quello che è purtroppo il preoccupante e crescente andamento di contagio che speriamo rientri col proseguo delle prossime settimane. Sforzi in questo senso l'amministrazione ne ha fatti dal punto di vista teorico sulla carta e normativo, però dal punto di vista gestionale le segreterie scolastiche, i docenti stessi, insomma, possiamo dire che siano in qualche modo
sottoposti allo stesso stress da contagio che appartiene poi alle strutture sanitarie con cui si interfacciano essi. Immaginiamo anche davvero la tensione dei docenti, insomma, che in questo momento, sapendo che proprio all'interno delle aule, tra i giovani, corre maggiormente anche il contagio, si sentano in qualche modo a rischio e quindi vanno anche rassicurati un po' dal punto di vista psicologico. Immagino che gli ultimi mesi, gli ultimi 2 anni per il corpo docente, come altre categorie, chiaramente, sia stato provante e stressante dal punto di vista lavorativo. Certo, da questo punto di vista non abbiamo fatto mai mancare come sindacato nemmeno il nostro sostegno, anche in questo senso, dando una parola di conforto e raccogliendo quelle che erano le istanze. Diciamo che è uno struggersi fra l'entusiasmo del donarsi per formare e l'attenzione ovviamente a farlo in piena salute e sicurezza reciproca. Tanto e ancora molto lavoro c'è da fare sugli ambienti. Diciamo che insomma non dovevamo forse attendere la pandemia per ragionarci in merito, però insomma possiamo magari nel quadro complessivo della negatività cominciare seriamente a prendere spunto da questa situazione per lavorare su rendere gli ambienti scolastici sempre più adatti all'incontro fra la formazione, l'opportunità formativa e il fare d'assieme, l'essere comunità dei ragazzi e delle famiglie. Avrei concluso proprio su questo tema, ovvero la scuola per tanti anni è stata bistrattata, è stata forse data per scontata. Questa pandemia ha invece sottolineato, se qualcuno avesse avuto ancora dei dubbi, il ruolo fondamentale a livello proprio di formazione per la tenuta sociale che ha questa istituzione. Speriamo che questa pandemia ci lasci l'insegnamento per il futuro di rivedere, come diceva lei, un po' a livello strutturare l'intera scuola, a partire dai più piccoli fino ai più grandi, e magari ripensarla in chiave più moderna. Speriamo soprattutto che le istituzioni ed assieme come parti sociali e responsabili siano capaci di far propri gli insegnamenti che questa pagina triste che stiamo vivendo ci restituisce proprio per cambiare nel concreto e non solo nell'annuncio. Purtroppo, se noi misurassimo questo sforzo attraverso ciò che è stato disposto nella legge di bilancio, siamo ancora sostanzialmente da questo punto di vista al punto di partenza. Le modifiche che sono state introdotte attraverso l'intervento delle parti sociali, la nostra in particolar modo attraverso un confronto serrato che ha garantito ad esempio il personale Covid, collaboratore scolastico in servizio a rientro, cosa che invece nella prima previsione di legge di bilancio non c'era. Per cui speriamo fattivamente, non solo a parole, in un cambio in un'inversione di tendenza. Grazie ad Alessio Rebonato, segretario CISL Grazie a Scuola voi. Verona, per questo puntuale aggiornamento e sicuramente ci sarà modo di vederci e anche di incontrarci più avanti. Grazie per essere stato con noi. Grazie a voi e grazie ancora a tutti quelli che ci hanno seguito e a tutti gli ascoltatori. Grazie. Noi adesso lasciamo spazio a un po' di musica e poi torniamo per l'ultimo ospite di giornata.